Buongiorno, questa è Freenow, se voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, mercoledì 19 gennaio 2022. Dopo il colpo di Stato che abbiamo visto ieri segretamente, fatto da Samuele rischiando anche un po' la sua vita su questo, ecco che Davide è avvicinato alla corte e cresce anche attraverso delle imprese straordinarie come quella che ci è riferita dal capitolo 17. Davide e Golia, quindi un uomo altissimo, raffrontando con l'unità di misura che ci vengono offerte qui quasi 2,5 metri, quindi è una cosa impressionante soltanto a vedersi con uno spadone, cioè tutto quello che si può immaginare come manifestazione della potenza umana. Davide, notate questo duplice atteggiamento, da una parte si fa condurre, tanto è vero che Saul gli propone di usare la sua armatura, ma lui la mette e dice non mi muovo, non sono a mio agio, e dall'altra ha fiducia in se stesso, la Ruach Adonai, lo spirito di Dio che lo conduce, gli dà quell'atteggiamento, anche spavaldo da un certo punto di vista, nell'affrontare il pericolo, ma anche conscio. Il Filisteo viene con la potenza delle armi, con la potenza umana, no? Manifestata. Lui va incontro a lui, con Davide va incontro al Filisteo semplicemente nel nome del Signore. E sarà proprio questa la differenza e creerà un grande shock ovviamente nei Filistei. Tutto questo è una grande fama per Davide. Sarà veramente l'inizio della fine nei rapporti tra Davide e Saul. Per quale motivo? Perché è evidente che le folle celebrano sempre molto volentieri gli eroi. Tra l'altro, il Filisteo sarà ucciso da Davide, che utilizzerà la sua stessa spada per tagliargli la testa, e naturalmente l'eroe che ci ha salvati avrà lodi molto superiori a quelle di Saul. E questo sentire popolare non piacerà per niente a Saul, che anzi comincerà a nutrire un profondo odio nei confronti di Davide e lo vedrà principalmente come un nemico, e questo poi arriverà ovviamente allo scontro. Il Salmo 143-144 ci aiuta in preghiera a comprendere come le nostre battaglie, probabilmente qui il riferimento sono anche a battaglie reali, sia sostenuto dall'azione di Dio. Infatti dice: Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore. Il Vangelo ci porta all'ultimo di questi scontri con le autorità. Siamo all'inizio del capitolo 3, è la quinta occasione, questione di scontro, e questa è porta a compimento, a saldo, diciamo così, tutte le precedenti, in maniera anche direi abbastanza drammatica. Comunque ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo testo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: Alzati, vieni qui nel mezzo. Poi domandò loro: È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano e guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: Tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita, e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Questo testo riveste un significato simbolico molto molto forte, molto molto netto. Per quale motivo? Di fatto non abbiamo più interazione tra le autorità giudaiche e Gesù, c'è un silenzio assordante. E
Ormai siamo alla ricerca del pretesto. Gesù è andato oltre, abbiamo visto ieri le questioni sul sabato, la remissione dei peccati, insomma, la comunione con i peccatori e quindi anche il rendersi impuro. È qualcosa di pericoloso. E allora Gesù che cosa fa? Vuole mostrare la loro ipocrisia. C'è una persona che ha una mano rigida, paralizzata, la mette nel mezzo, è in giorno di sabato tra l'altro, l'elemento è dirimente. Non può venire da Dio Gesù perché non osserva il sabato se fa questo segno. E Gesù fa una domanda: è lecito in giorno di sabato fare il bene o fare il male? Risposta? Silenzio. Non sono sicuri di rendere lode a Dio, ma sono sicuri di condannare Lui se lo guarirà. Naturalmente Gesù gli dice stendila e c'è questa espressione bellissima: e guardandoli tutti intorno con indignazione. In greco è un po' diversa, periblepsamenos metorgen, gettando lo sguardo con ira. È veramente straordinario. Si riesce addirittura a far arrivare all'ira Gesù per l'ipocrisia profonda che sta dietro questo atteggiamento. E ovviamente cosa succede? I farisei uscirono subito con gli erodiani, il che vuol dire che c'era già un preaccordo ovviamente, e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Cioè l'entourage ormai di Erode è arrivato a essere coinvolto, cioè il potere vero e proprio, colui che in questo momento ha il potere di vita e di morte ovviamente sulle persone, su questo stato, perché i farisei puntano ovviamente al bersaglio grosso. Invece di farsi le domande che Gesù ha fatto, cercano la scorciatoia, è sempre così, cercare di arrivare all'obiettivo, soprattutto a ciò che riteniamo minaccia, in maniera anche sporca, illegale, eccetera. È una storia degli uomini che si ripete. Ecco, voglia Dio preservarci da tutte queste cose, anche perché poi nel momento in cui ci si rende conto di tutto questo, credo che ci sia una profonda amarezza e ci si rende conto di essere stati strumenti del peccato, del vero peccato, quello che fa veramente male anche agli altri. Ho finito anche oggi. Io vi ricordo che alle 10:30 è uscito un nuovo episodio del Coffee Break. Per quanto ci riguarda, ci vediamo domani. Grazie.